Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione, c'è la cronaca in primo piano, ascoltiamo infatti proprio dalla voce del tabaccaio di Mariconda, Alfonso Santoriello, il racconto di quanto accaduto ieri nella sua rivendita in via Fiume 128, dove due balordi con una maschera hanno tentato di mettere a segno una rapina. Ricordo ieri sera, intorno alle 8, sono venute due persone e volevano tentare, diciamo, di prendere l'incasso. Poi sono accorso io e, diciamo, c'è stata una colluttazione. Ovviamente di quello che mi ricordo, perché poi comunque c'è stata questa colluttazione, poi uno dei due teneva la pistola e poi, diciamo, dopo la colluttazione loro sono scappati. Hanno Quindi sparato. sì, c'è stato un colpo, no? Penso che sia stato un colpo a salvo, non lo so. E comunque c'è stato questo momento così, diciamo, particolare. Poi io sono caduto qua a terra cercando un po' qualcuno fuori se mi potesse aiutare. È spaventato Alfonso, il titolare della rivendita di tabacchi e centro scommesse per il lotto che ieri, forse distinto per proteggere la commessa che si trovava alla cassa, ha reagito all'assalto dei rapinatori rendendosi conto solo oggi che le conseguenze del suo gesto potevano essere ben più gravi. Le due persone che sono entrate ad orario di chiusura dopo le 21 all'interno della rivendita situata in via Fiume 128 nel quartiere di Mariconda indossavano una maschera, quella dei personaggi della Casa di Carta, ma erano anche armate, a conferma nella colluttazione che è nata con il tabaccaio dopo che l'uomo ha capito che si trovava davanti ad un tentativo di rapina, uno dei due balordi ha esploso un colpo con la pistola. Il bossolo non è stato trovato, si tratta dunque di un colpo a salve. Alfonso li ha inseguiti anche fuori dal negozio e è caduto dal marciapiedi. I due sono riusciti a fuggire, non è ancora chiaro se anche con l'aiuto di un complice. Tutta la scena è ora al vaglio delle forze dell'ordine perché è stata registrata dalla telecamera di videosorveglianza del locale. Al lavoro gli agenti della squadra mobile diretti dal dottor Gianni Di Palma che questa mattina hanno accompagnato Alfonso alla riapertura del locale. Già sono state rilevate una serie di analogie tra questo colpo e quello avvenuto pochi giorni fa ai danni del supermercato 365 nel quartiere di Torrione. Anche lì il rapinatore era mascherato ed armato. Intanto nel quartiere tutti i commercianti esprimono vicinanza e solidarietà ad Alfonso e tanta preoccupazione per l'assalto avvenuto. No, è stata una cosa mia, così, non so, forse è stato, non lo so, è stato un istinto, probabilmente qualche altra volta non l'avrei fatto, però ieri sera mi è venuto così, diciamo. Le telecamere di videosorveglianza funzionano, ci sono filmati che hanno registrato quanto È avvenuto. tutto in mano alla polizia al momento, sì, c'è la questura che tiene. Diciamo che è un problema di sicurezza, è un po' dappertutto. Noi purtroppo siamo una categoria sempre a rischio e quindi la sicurezza fino a un certo punto, purtroppo noi che possiamo fare? E c'è stata subito grande solidarietà e vicinanza da parte delle altre attività commerciali che si trovano su via Fiume, che hanno condiviso con il tabaccaio che ha subito il tentativo di rapina, la preoccupazione e la paura per la scarsa sicurezza nella zona. Sentiamo proprio le loro testimonianze. È la crisi che c'è, che forse succedano queste cose, però è una cosa ingiusta per noi commercianti perché comunque noi facciamo tanti sacrifici per portare un po' di pane a casa e poi succedono questi imprevisti brutti, sono sempre cose brutte queste qui. La paura c'è perché giustamente sono azioni brutte che succedono. Ma sinceramente io praticamente diciamo che la sera ad una certa ora chiudo, però a mio avviso c'è poca illuminazione, pochi controlli, polizia qua non se ne vede mai. Almeno per quello che ho potuto vedere ieri sera qua, sinceramente al buio, cioè voglio dire, secondo me è inammissibile, cioè non c'è manutenzione, le luci, mo adesso hanno abbassato un pochettino le luci per cercare di risolvere un pochettino il problema. A mio avviso il problema non è quello, il problema è che ci vorrebbe quantomeno più controlli, più farsi vedere. Secondo me siamo abbandonati a noi stessi. Cosa diciamo, tra virgolette, è andata bene, ma va sempre così, per quello che si sente, non credo. Ci auguriamo che
cerchino di prendere provvedimenti, in quanto, ma non lo so, a mio avviso siamo abbandonati a noi stessi, però in quanto a tasse, in quanto noi siamo cittadini come gli altri, ma di fatto non è così. Altri rapine il signore qua, però non di questa così violenza, posso dire solo questo, che noi siamo stanchi, perché la violenza si sta trasferendo da nord a sud, e noi eravamo una città, un rione, che non sono mai successe queste cose. Torniamo alla porta chiusa, giriamo negli altri, andiamo un po'. Questo è tutto. Siamo vicini all'individuazione dei responsabili, lo ha rassicurato oggi al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il questore di Salerno. Il comitato era stato convocato dal prefetto per rispondere ad una sollecitazione che era stata lanciata dal sindaco di Salerno prima della rapina di ieri sera, perché già c'era stata un'escalation di furti e rapine, facevamo riferimento a quanto avvenuto al 365 nei giorni scorsi, da qui la decisione del prefetto di riunire i vertici delle forze dell'ordine, allargando come di consueto la partecipazione al comitato anche dei rappresentanti del comune. Siamo vicini all'individuazione dei responsabili, è la rassicurazione fornita oggi al tavolo del prefetto di Salerno Francesco Russo nell'ambito della riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio, che con il comandante dei Carabinieri Filippo Melchiorre, il vertice della Guardia di Finanza Oriol De Luca e con la partecipazione del Comune di Salerno rappresentato dall'assessore alla sicurezza Claudio Tringali e dal comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia, hanno affrontato il problema sicurezza nella città di Salerno dopo l'escalation di furti e rapine registrati nella città capoluogo. Ma non bisogna parlare di allarme sicurezza, hanno ribadito al termine dell'incontro sia il questore che il prefetto di Salerno. Stiamo esaminando in sede di comitato, abbiamo fatto già una verifica, c'è da un lato attenzione massima e ci sono sviluppi investigativi che riguardano anche gli ultimi episodi che sono accaduti, ma c'è anche la consapevolezza e diciamo anche l'orgoglio di aver posto in essere una serie di operazioni molto importanti, diciamo, di contrasto con la cattura di una banda, ma anche con interventi rapidi anche in occasione di altri fatti, diciamo, successi qui nella città di Salerno e non solo nella città di Salerno. Per cui c'è sicuramente una valutazione complessiva positiva di quelli che sono gli strumenti posti in essere nel corso dell'estate relativamente, insomma, per fronteggiare questo periodo. Però è chiaro che ci sta, evidentemente, si prosegue in modo intenso l'attività di controllo del territorio, ma si prosegue in modo intenso soprattutto la verifica, l'indagine su quelli che sono gli episodi accaduti, che noi chiaramente, di cui siamo pienamente consapevoli, ma che si sta lavorando per risolverli. Il signor questore ha detto chiaramente che non c'è un allarme sicurezza. No, ma assolutamente non è normale. Guardate, l'incontro di oggi è una sorta, prima l'ho definita una sorta di tagliando. Noi, come sapete, spesso facciamo dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblico per verificare la situazione dell'ordine e la sicurezza pubblica a Salerno, ma non solo, e noi incontriamo vari sindaci della provincia proprio per far capire, per mantenere ferma la vicinanza delle istituzioni della sicurezza alle istituzioni locali. Mi chiamo il sindaco l'altro giorno, mi disse avrei piacere che, guardi, io l'ho già convocato per venerdì, c'è stato, diciamo, un incontro di intenti, per cui oggi siamo qui per fare questa verifica. Ha esaminato anche la proposta del sindaco, quella di istituire dei punti, dei presidi fissi nelle zone strategiche, siamo anche, ormai si parla già di luci d'artista, signor prefetto, c'è la possibilità che si istituiscano questi presidi? Guardi, per luci d'artista noi cominceremo a lavorarci dalla prossima settimana. Stiamo lavorando, a parte che i controlli quindi del territorio, quindi le macchine che passano nelle varie zone, anche quelle più calde per quanto riguarda la movida, diciamo, ci sta già questo dispositivo ed è verificato, esiste da molto tempo. Per quanto riguarda proprio la movida, noi stiamo lavorando insieme al Comune, alla Provincia, all'ASL,
alle associazioni di categoria, alla Camera di Commercio, alla procura dei minorenni, ad un protocollo proprio per affrontare a 360 gradi, per cercare di portare nelle piazze anche dei presidi di tipo diverso rispetto alla macchina di controllo del territorio, proprio della, diciamo, avvicinarci, diciamo, al mondo giovanile con un approccio, diciamo, più propositivo, proprio anche per creare dei modelli alternativi rispetto ai tanti negativi che purtroppo abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. Ed intanto, proprio sul tema della sicurezza, l'occasione della riunione del comitato e l'allarme che si è registrato nel comune capoluogo è stato ancora una volta utile al deputato salernitano Piero De Luca di ribadire quella che è la sua posizione su questo argomento con un nuovo appello rivolto ai rappresentanti del governo nazionale. Sicurezza urbana è per noi fondamentale. Questo richiede un impegno però tutti i giorni a 360 gradi da parte delle istituzioni, soprattutto nazionali. Noi chiediamo con forza al governo da tempo di innanzitutto mettere a disposizione maggiori risorse, più forze dell'ordine qui nella città di Salerno, ma chiediamo poi un lavoro complessivo più ampio. Ieri è stato adottato un decreto cosiddetto Caivano che è fatto piuttosto sull'onda dell'emozione per dei fatti purtroppo drammatici di cronaca, che però non risolve nessuno dei problemi che noi dobbiamo affrontare nelle periferie, nei quartieri delle nostre comunità. Bisogna intervenire, certo, mettendo maggiori risorse e mettendo a disposizione maggiore più forze dell'ordine nei quartieri, in parte anche sulla parte sanzionatoria, ma bisogna intervenire sulla prevenzione, intervenire nei quartieri con investimenti nelle scuole, nei presidi sociali, nei presidi sanitari, nella riqualificazione delle periferie. E il governo sta facendo l'esatto opposto, ha tagliato 13 miliardi di euro di progetti già finanziati dal PNRR proprio per interventi destinati alla riqualificazione e alla rigenerazione delle nostre periferie, delle nostre comunità. È per noi un qualcosa di inaccettabile, non hanno ancora detto come intendono e se intendono coprire con delle risorse questi progetti che in alcuni casi sono già partiti. Solo nella provincia di Salerno saltano 360 milioni di euro di interventi, sono 320 progetti di investimento già in fase avanzata che saltano completamente, 24 milioni di euro solo nella città capoluogo di Salerno. Allora il governo lavori con serietà, senza fare, diciamo, misure spot, propagandistiche, ma lavori ogni giorno per garantire davvero la sicurezza e la serenità di vita nei nostri quartieri e nelle nostre comunità, e questo comporta un lavoro di prevenzione forte nelle istituzioni scolastiche, nella formazione, nella rete di tenuta sana e sociale delle nostre comunità. Questa è la richiesta forte che facciamo al governo, non misure spot, ma misure sostanziali, strutturali, l'esatto opposto di quello che ha fatto finora. E l'onorevole De Luca ha partecipato insieme al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e all'assessore alla mobilità Rocco Galdi all'avvio dei lavori per il cantiere che darà un nuovo volto al Corso Vittorio Emanuele, un cantiere atteso da tempo. Saranno necessari 360 giorni per completare l'intervento, che però verrà effettuato a step diversi. Si procederà per step, il primo dei quali verrà concluso il 15 novembre per consentire lo svolgimento dell'evento Luci d'Artista senza i lavori in atto su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Il cantiere è stato ufficialmente aperto oggi alla presenza del sindaco di Salerno, dell'assessore alla mobilità Rocco Galdi, del deputato salernitano Piero De Luca, ed è stato spiegato che non sarà solo una ripavimentazione dell'atteso intervento che metterà in sicurezza l'arteria, dove ormai ci sono più buche che sanpietrini, ma un vero e proprio intervento complessivo che riguarderà anche le piante, come ha confermato l'assessore alla mobilità Rocco Galdi. 360 giorni saranno necessari per ultimare i lavori. Penso che l'amministrazione ha fatto un gran lavoro, finalmente dopo un bel po' di tempo riusciamo a partire, è un'opera importante, sappiamo che è molto impattante per quanto riguarda i commercianti che probabilmente avvertiranno dei disagi, ma siamo confidenti nei tempi tecnici necessari per completare l'opera. L'opera sarà realizzata a step in modo tale da consentire che Luci d'Artista non abbia intoppi, perché ci vorranno comunque 360 giorni per completare il cantiere. Sì, inizieremo dal lato da via Santi Martiri, diciamo per un terzo del corso attualmente lo porteremo completato, poi per il periodo di Luci d'Artista ovviamente faremo un'interruzione il 15 novembre,
il periodo della kermesse non si lavorerà, subito dopo la kermesse continueremo per completare l'intera opera. Anche le piante verranno sostituite, gli alberi? Sì, faremo un intervento a 360 gradi, ovviamente è un intervento importante e molto sentito dalla popolazione, era da tempo che se ne parlava, finalmente siamo particolarmente contenti di iniziare i lavori e terminarli prima possibile, evitando quanto più possibile disagi e quant'altro. Ma c'è un altro lavoro importante che ha conquistato l'attenzione di tutta la città di Salerno e sul quale abbiamo chiesto oggi un commento ed ulteriori dettagli al sindaco Vincenzo Napoli. Parliamo della ristrutturazione dello stadio Arechi. Prima di mettere mano al principe degli stadi, si renderà agibile e utile per i tifosi della Salernitana l'attuale Campo Volpe. Ieri una riunione in regione, oggi i dettagli su quell'incontro e sul lavoro da parte del sindaco. Sentiamo. Questa è una scelta che dovremmo fare insieme. Dopo aver accarezzato la suggestiva idea di giocare al Vestuti, ora la regione Campania punta sul Campo Volpe come impianto da adeguare agli standard minimi per ospitare incontri del massimo campionato. Alla riunione di ieri era presente anche l'AD della Salernitana Maurizio Milan, che ha voluto coinvolgere anche Andrea Cardinaletti, coordinatore commissione degli impianti per la Lega. La regione, che aveva dato la disponibilità ad accollarsi i lavori per il Vestuti, ora è pronta ad investire nel Volpe e la Salernitana è sembrata subito d'accordo. Dopo le frizioni e le incomprensioni intorno al progetto dell'Arechi presentato a luglio da De Luca, stavolta c'è totale sintonia. Il progetto prevede una struttura da 15.000 posti, ma per le partite di cartello ci si rivolgerebbe ad impianti più capienti come Benevento o Bari. L'area sarebbe totalmente riqualificata, compreso il Palato Limieri. La Salernitana si esprimerà dopo un'attenta valutazione a stretto giro. Intanto da Palazzo di Città si esprime grande soddisfazione, anche perché la soluzione Volpe eviterebbe la migrazione dei tifosi granata verso altre città ad ogni gara casalinga. L'opera può essere realizzata o con il campionato in corso, ovvero cambiare la ruota con la macchina in movimento, fare delle modifiche importanti al vecchio stadio in presenza del torneo di calcio, in presenza degli spettatori, oppure, come si è fatto in altre città, immaginare di creare una struttura a sé stante, che nella fattispecie è il Campo Volpe, che verrà allestita per un stadio regolamentare per la Serie A. Questo per impedire ai tifosi le trasferte fuori città per assistere alle gare di calcio e per consentire quindi anche che ad opera completata dello stadio Arechi resti un ulteriore impianto a servizio della città. La ipotesi di lavoro prospettata dal Presidente De Luca è stata accolta unanimemente, naturalmente il Presidente De Luca si è disposto ad accogliere segnalazioni, considerazioni di varia natura, ma diciamo... Verrà anche i costi la Regione e quanti sono la spesa che bisognerà... La Regione sosterrà integralmente i costi. E sono numeri importanti dal punto di vista economico-finanziario, ma la Regione ha spalle forti per reggere questo intervento. Hanno interessato anche strutture sanitarie situate in provincia di Salerno i controlli che in ambito nazionale sono stati effettuati oggi dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni, che hanno in maniera specifica controllato il problema delle liste d'attesa andando a fare una serie di ispezioni presso presidi ospedalieri e ambulatori delle aziende sanitarie per assicurare, si legge in una nota, un corretto accesso alle prestazioni fornite dal servizio sanitario pubblico e uniformare un'equa e tempestiva erogazione dei servizi sanitari a favore dei cittadini. Nello specifico a Salerno, a seguito degli accertamenti svolti presso due distretti sanitari delle ASL, è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di attesa secondo la priorità assegnata dal medico di medicina generale e della corretta procedura da adottare nel comunicare la sospensione delle agende secondo le indicazioni regionali. Andiamo ora a Casalvelino, dove c'è stato un soccorso in emergenza per un bambino. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Attimi di paura durante la notte scorsa per un bimbo di 5 anni in vacanza al Casalvelino. Per il bambino è stato necessario il trasferimento in elicottero al Santo Bono di Napoli per insufficienza respiratoria.
Immediatamente le condizioni del bambino sono apparse gravi, tali da ritenere opportuno il trasferimento al presidio ospedaliero partenopeo. È accaduto tutto in pochi minuti durante la notte scorsa ad una famiglia originaria di Nola, in vacanza nel Cilento. La famiglia ha vissuto momenti di angoscia a causa di una grave crisi respiratoria che ha colpito il loro bambino. La prontezza e l'efficienza delle forze dell'ordine e dei soccorritori locali, così come riporta Cilento Post, hanno fatto la differenza in questa delicata situazione. Immediatamente dopo l'allarme la famiglia si è diretta verso il PSAUT di Agropoli. Successivamente, grazie all'efficace sinergia tra l'ambulanza della Croce Rossa e una volante dei carabinieri della compagnia locale, il bambino è stato trasportato al campo sportivo Guariglia. Da lì il piccolo paziente è stato trasferito in elisoccorso insieme alla mamma presso l'ospedale pediatrico Santo Bono, dove è stato sottoposto a ulteriori approfondimenti medici. E quello del bimbo di 5 anni in vacanza a Casa al Velino è solo l'ultimo caso di bimbi trasferiti nelle ambulanze al Santo Bono di Napoli. Nelle scorse settimane il caso del bambino azzannato da un cane al Laurino, così come Francesco di 10 anni trasferito a Napoli sempre nelle ambulanze a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato a Velina. Fortunatamente in entrambi i casi i bambini sono tornati a casa. E ancora un bambino di 4 anni, questa volta in vacanza a Santa Marina Policastro, fu trasferito in eliambulanza dopo un primo ricovero all'ospedale San Luca a seguito di un improvviso malore. Parliamo ora di un'altra operazione di cronaca che ha visto al lavoro i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno e che ha portato all'individuazione di un minore di 16 anni con l'accusa di spacciare droga attraverso il web. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Spaccia droga via web, viene arrestato dai carabinieri. Un 16enne salernitano è finito in comunità. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minori nei confronti di un 16enne di Salerno con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. È accaduto dopo l'esame del telefono cellulare sequestrato al ragazzo. Le attività investigative accuratamente svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Salerno hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del minore, fortemente indiziato della vendita di sostanze stupefacenti come hashish e marijuana. Il 16enne offriva la droga postando foto e video delle sostanze nella sua diretta disponibilità, muovendosi nel solco della commercializzazione della droga attraverso l'impiego dei social e raggiungendo dunque un'ampia platea. E allora, prima di andare sul lungomare di Salerno e scoprire alcuni degli ingredienti di gusto, ancora una parentesi di cronaca per raccontarvi quanto accaduto la scorsa notte a Positano, dove in una lite una persona ha staccato parte di orecchio ad un'altra. Vediamo. Una violenta colluttazione tra giovanissimi si è verificata nella nottata di mercoledì 7 settembre a Positano. A quanto pare, intorno alle 4 di notte, due ventenni si sono inseguiti e successivamente picchiati in spiaggia all'uscita da una discoteca a Positano. Ad avere la peggio, nella rissa, un ventenne di Vetri sul Mare, al quale è stato staccato a morsi da un 22enne di Praiano la parte superiore del padiglione auricolare dell'orecchio sinistro. Il motivo scatenante dell'aggressione, a quanto pare, è stato che l'aggressore era fidanzato in passato con una ragazza di Amalfi e non aveva mai accettato la fine di tale relazione, attaccando all'uscita dal locale notturno il ragazzo che era in sua compagnia, pensando che era il suo presunto fidanzato. All'episodio hanno assistito altri avventori della discoteca che sono intervenuti a sedare la lite evitando il peggio. La giovane vittima è stata portata da un'ambulanza, intervenuta sul posto, al pronto soccorso del presidio ospedaliero Costa d'Amalfi, dove è stato curato e gli sono state suturate le ferite dai sanitari di turno. Nella giornata di ieri, successivamente, è stato trasferito all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per valutare l'eventuale possibilità di una ricostruzione plastica del pezzo mancante del padiglione auricolare. L'aggressore, incensurato, fuggito subito dopo l'accaduto, è stato rintracciato dai militari dell'aliquota radiomobile dei carabinieri, che l'hanno identificato e denunciato a piede libero.
E adesso andiamo a scoprire gli ingredienti offerti dalla 12ª tappa di Gusto Italia in Tour e Gelatiamo. L'evento promosso sul lungomare di Salerno ha ufficialmente aperto i battenti, o meglio le casette, per assaporare eccellenze provenienti da tutta Italia nel pomeriggio di ieri. Vediamo. La decorazione dell'argilla, ma anche il gelato artigianale, poi la musica con la compagnia di musica popolare, l'antica giostra, la decorazione di un piatto in ceramica, il pan bauletto a mare con il pasticciere Emilio Soldirivieri ed infine domenica 10 settembre la chiusura con lo spettacolo del Fuoco Fire da artisti distratti. Sono solo alcuni degli appuntamenti nel programma di Gusto Italia in Tour che da ieri ha ufficialmente aperto le casette che ospitano i salotti e i laboratori del gusto sul lungomare di Salerno, nell'area vicina alla spiaggia di Santa Teresa. Qui si potranno conoscere fino al 10 eccellenze artigianali provenienti da tutta Italia, sapori ma anche bellezze in un viaggio tra l'artigianato italiano che a Salerno compie la 12ª tappa dell'evento organizzato da Italia 20 con il supporto di CNA Salerno, della Camera di Commercio e del Comune di Salerno. Abbiamo la nocciola di Gifoni, come abbiamo per esempio, che devo dire, il miele che di pesto, insomma, gli locali. Abbiamo anche, che devo dire, i cannoli siciliani, insomma, quindi poi passiamo all'artigianato, ci sono tantissime tipologie di artigianato, insomma, tutti artigianati di qualità tipica, però voglio dire, sono tutti prodotti buoni, abbiamo degli ottimi salumi e formaggi dell'Altirpini, abbiamo dei taralli pugliesi, insomma, quindi ci sono davvero tanti, c'è la Basilicata, abbiamo uno stand tutto della Basilicata con il peperone crusco della Basilicata, i fagioli di Sarconi, quindi ci sono davvero dei prodotti di qualità, abbiamo la liquirizia calabra, insomma, quindi voglio dire, davvero ci sono tanti, non posso dire uno in particolare perché per me sono tutti prodotti buoni d'eccellenza, avendoli selezionati in questi anni, perché ormai sono diversi anni che facciamo questo, portiamo in giro questo format. Noi vi invitiamo qui ad essere presenti in questi giorni da giovedì fino a domenica dalle 7 alle 24, dalle 10 alle 24 di tutti i giorni, ingresso libero. Abbiamo anche degli appuntamenti ludici e di creativi, diciamo spettacoli di musica popolare, artisti di strada, abbiamo dei laboratori con show cooking, con pasticcieri, chef e quindi, che dire, artigianato con la ceramica, insomma, laboratori della ceramica. Quindi, che dire, davvero quattro giorni in testa, intensi, venite a trovare qui nel villaggio del gusto e dell'artigianato. Alessandro Ferrara, dopo l'inaugurazione, entra nel vivo Gusto Italia, un'occasione ancora una volta per fare di Salerno un palcoscenico per mettere in mostra l'eccellenza. Sì, sicuramente definiamo le eccellenze perché andiamo un po' a valorizzare, come ho detto precedentemente, anche a riqualificare l'artigiano, considerato che il momento è particolare ed è giusto che Salerno si propone per queste iniziative e guardare un attimo quello che è stato fatto, veramente lodevole. Presidente, quando si parla di eccellenze italiane non può mancare la ceramica. Certamente la ceramica, il food, è tutto un insieme di cose. L'importante è esserci, l'importante è organizzare, l'importante è stare a fianco agli imprenditori, specialmente in questo momento di crisi. Noi dobbiamo salvaguardare tutto il loro sapere che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, guai a lasciarle dietro, dobbiamo lavorare molto sulla formazione, a far sì che i giovani non si allontanino da questi antichi mestieri. Per scoprire altri appuntamenti ora diamo spazio alla nostra consueta rubrica. E ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film di Liliana Cavani L'Ordine del Tempo con Alessandro Gassman e Claudio Gerini. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Dal prossimo 18 settembre in vendita i tesserini per il... Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Adesso le previsioni del tempo, restate con noi, ci ritroviamo con lo sport tra pochissimi minuti. In collaborazione con...
ristorante Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3D Meteo. Abbiamo parlato nella parte del nostro TG di cronaca delle novità che riguardano i lavori per Stadio Arechi e contemporaneamente il Campo Volpe. È il momento di concentrarci sullo sport, sulla Salernitana, con le notizie attese su Dia, l'attaccante ex Villarreal, lasciato fuori dai convocati per la gara di Lecce. Ieri ha interrotto l'allenamento con il Senegal. Valencia sempre più sul mercato, per Simi possibile soluzione diplomatica. Al Merirosi anche oggi si sono allenati Martegani, Stewart, Iquemesi, Chaonà, Cabral, Daniluk e Maggiore sotto lo sguardo di mister Manuel Cordero, collaboratore tecnico di Paolo Sousa. L'area tecnica era presente con Simone Lo Schiavo. Il DS De Santis è impegnato alla ricerca di una sistemazione per Diego Valencia, saltata la pista araba. Ora per il cileno c'è la possibilità di accasarsi in Grecia, dove il mercato sarà aperto fino al giorno 11 del mese di settembre. La Tromitos potrebbe essere la sua destinazione. Per Simi invece nulla da fare, il nigeriano fa muro ed allora si potrebbe profilare una soluzione diplomatica con una sorta di reintegro nella rosa. Le attenzioni della società sono rivolte ora sulla situazione di Boulaye Dia. L'attaccante ha lasciato l'allenamento della nazionale senegalese anche se non si conoscono bene i motivi. Il Senegal sarà impegnato domani in una gara valida per il girone di qualificazione alla Coppa d'Africa. Il Senegal è già sicuro della partecipazione alla manifestazione continentale in cui difenderà il titolo conquistato nella passata edizione, mentre il 12 settembre giocherà una gara amichevole con l'Algeria. Dia è atteso in Italia a giorni, previsto l'incontro con il presidente Erbolino per chiarire le recenti incomprensioni e ripartire di slancio. Se non pace, quantomeno tregua, il muro contro muro non conviene a nessuno in fondo. Da martedì Sousa e il suo staff ritroveranno il gruppo, che sarà privo ancora di qualche calciatore impegnato con le nazionali. La gara col Torino di lunedì 18 settembre è già nei pensieri di tutti. In grata di Juric e il Frosinone arriveranno alla Ricchi nel giro di 4 giorni e la Salernitana vuole farsi trovare pronta e soprattutto ritrovare il suo bomber di A. Grazie per aver seguito il nostro appuntamento con l'informazione. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.